Coppa Italia amara per la Ternana. A Liberati passa infatti il Lecce nella prima gara ufficiale della stagione e così ad affrontare il Parma di Cassano nel terzo turno saranno i salentini. Bravi, ma soprattutto cinici nello sfruttare al meglio le poche occasioni che una discreta Ternana gli ha concesso. La pratica si è chiusa soltanto nei supplementari con il risultato di 4-2 a favore del Lecce dopo 90 minuti di forti emozioni. Meglio la Ternana sul piano della manovra e delle occasioni gol, meglio il Lecce dal punto di vista realizzativo, con l'ex Avellino Zigoni spietato goleador. Nel mezzo della sua doppietta, ispirata da un Boiasino di categoria superiore, il pari momentaneo del rossoverde Farkas, di testa su azione d'angolo. Poi tante occasioni con un giocatore su tutti, il centrocampista delle Fere Nicolas Viola, talento idee chiare, con Antenucci, non ancora al meglio della condizione, fiore all'occhiello del mercato rossoverde. Ma per trovare il gol che ha portato la sfida all'extra time è servito un difensore, Ferronetti, che all'ultimo tuffo ha indovinato il meritato 2-2, non pervenuto quasi invece nel Lecce l'ex Miccoli, fischiato per l'intera gara e sostituito nel finale. I supplementari hanno fatto storia a sé, già in 10 per l'espulsione di Meccariello, la Ternana ha perso anche Alfaghema e Nolè per entrambi rosso diretto e le reti di Salvi e Bellazzini, una per tempo, sono state la logica e inevitabile conseguenza dell'inferiorità numerica. Lecce avanti dunque, Ternana già proiettata al campionato, perché sabato 24 agosto si parte di nuovo in casa con il neopromosso Carpi.